tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Centocinquantacinquesimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Fano. Festa delle Forze Armate e centenario della fine della Grande Guerra, celebrazioni in molte località della provincia pesarese. Ad Aqualagna è stata la domenica degli chef stellati. Cartoceto dopo il festival apre i battenti sotto la pioggia, ma registra una buona presenza di pubblico. Marottesi in festa per il coach della nazionale femminile di pallavolo, reduce da una medaglia d'argento ai campionati mondiali di Giappone. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, sarà ospite questa sera in diretta su Fano TV di Primo Cittadino, condotto da Simona Zonghetti. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati sul canale 17 di Fano TV del digitale terrestre. C'è l'informazione locale con il telegiornale di Fano TV, Occhio alla Notizia, che apre con la cronaca. Un uomo è stato investito e ucciso poco dopo la partenza da Macerata del treno regionale 7090 con 100 passeggeri a bordo sulla Fabriano Civitanova Marche. È accaduto verso le 7:15 di questa mattina. La persona investita è un 71enne di Macerata. Ha attraversato i binari proprio nell'immediatezza dell'arrivo del convoglio, il cui macchinista non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il traffico ferroviario sulla linea è stato sospeso e Trenitalia ha provveduto alla predisposizione di bus sostitutivi. Il blocco ha interessato 6 treni regionali. A Fano oggi è stata celebrata la festa per il 155esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale. La cerimonia, quella religiosa, si è tenuta all'interno della Basilica cittadina dedicata al patrono San Paterniano. Il Corpo della Polizia Locale di Fano ha festeggiato oggi il suo 155esimo anniversario con una messa celebrata nella Basilica di San Paterniano dal Vescovo Armando Trasarti, alla presenza delle autorità civili e militari della città e delle forze di polizia. Per trovare le prime tracce di polizia urbana dobbiamo risalire addirittura all'epoca dei Romani. Fu infatti l'imperatore Cesare Augusto che istituì 2 organi di vigilanza che operavano esclusivamente all'interno della città e nell'interesse della stessa. Il loro comandante era denominato Praefectus Vigilum. Ma fu verso la fine dell'Ottocento che diverse città italiane si dotarono delle guardie comunali e tra queste appunto anche Fano. Alle 10:30 di questa mattina, tra 2 ali di agenti schierati ed un picchetto nella bellissima uniforme storica, a far ingresso in Basilica sono stati anche i vigili urbani ormai in pensione ed i 2 precedenti comandanti del corpo, che per l'occasione si sono ritrovati sul sagrato della chiesa, accompagnati poi alla funzione dall'attuale comandante Alessandro Di Quirico. Sono tanti anni, ma li portiamo bene. Allora oggi abbiamo pensato, come di consueto negli ultimi anni, di fare la celebrazione, una messa. Ovviamente non dimentichiamo che oggi comunque ci sono dei servizi da garantire, quindi solo una delegazione numerosa del corpo è presente. Adesso è vero che siamo un po' in sofferenza col personale, siamo un po' in diminuzione, ma l'amministrazione sta già valutando di cominciare le assunzioni. Tutto ci blocca la situazione nazionale, diciamo, il blocco delle assunzioni e così via. Però abbiamo sempre cercato di rispondere al nostro piccolo a tutto quello che le esigenze della cittadinanza. Abbiamo garantito, magari si poteva far meglio, non dico di no, però con tanto impegno abbiamo garantito l'essenziale, perlomeno per dare una risposta ai continui problemi, e non possiamo arrivare dappertutto. Se ci chiamano contemporaneamente in 10 posti, io non ho 10 persone contemporaneamente, non riesco a moltiplicare il mio personale, però insomma cerchiamo di fare il possibile. Ecco. Nella lunga e toccante funzione religiosa, ogni passaggio è stato sottolineato dalle voci del coro del corpo, 12 elementi che per la loro bravura ed impasto vocale sono conosciuti da altri corpi di polizia locale in tutta la regione delle Marche. Tant'è che scherzosamente nei saluti e nei ringraziamenti finali il comandante li ha definiti dei professionisti travestiti da vigili.
calorose e di esorto ad ispirarsi ai più alti valori di funzione pubblica, ma anche umana e di accoglienza, sono state le parole del Vescovo durante l'umelia, rivolgendo un saluto di cristiano amore anche alle famiglie degli agenti. In giornata diffusi anche i dati relatività al corpo, che nel 2018 ha rilevato 16.000 infrazioni al codice della strada, di cui spiccano i 1.277 attraversamenti con il semaforo rosso, e sul fronte della prevenzione i 322 sequestri amministrativi e 336 veicoli pizzicati senza assicurazione, oltre ai 386 furbetti del cassonetto. E domenica è stata la giornata dedicata alle celebrazioni per le forze armate, e non solo, perché cadeva anche il centenario della fine della Grande Guerra. Pesaro celebra l'Unità d'Italia e l'orgoglio delle forze armate e per l'occasione apre le porte della caserma del 28° Reggimento Pavia, reparto eccellente delle forze speciali dell'esercito italiano, specializzato nella guerra psicologica e nelle comunicazioni operative. E che nasce l'onore aveva termine la Grande Guerra. Ieri mattina, alle 9 in punto, i portoni della caserma del Monte si sono aperti alle autorità, ai tanti cittadini e agli studenti che hanno voluto visitare le strutture del Pavia tirate a lucido per l'occasione, per condividere sentimenti e valori comuni che è fondamentale rendere sempre più popolari. È una festa anche a chiusura di tutte le iniziative che sono state fatte per il centenario della Grande Guerra ed è la dimostrazione che ricordare può far bene, ha visto con grandissimo piacere la gioia e la partecipazione dei ragazzi, quindi è veramente una festa che ha coinvolto anche tanta popolazione qua cittadina. La ricorrenza, che celebra la fine vittoriosa della Prima Guerra Mondiale, ha commemorato la firma dell'armistizio siglato con l'impero austro-ungarico a Villa Giusti il 3 novembre del 1918. Dopo l'alzabandiera, di fronte a un reparto d'onore interforze in armi composto da personale dell'esercito, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della capitaneria di porto, della polizia di Stato e della polizia penitenziaria, il saluto delle autorità, prefetto Carla Cincarilli e sindaco di Pesaro Matteo Ricci in testa, con il colonnello Massimo Marceddu a fare da padrone di casa nella prima cerimonia ufficiale dopo il suo insediamento a Pesaro lo scorso 22 settembre. Tantissimi i sindaci e gli amministratori presenti per sottolineare l'affetto nei confronti degli uomini e delle donne che ogni giorno lavorano per garantire al paese pace e sicurezza. Nelle parole delle autorità, il pensiero è andato a tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la propria vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere. Valori immutati nel tempo, per i militari di allora e per quelli di oggi. Dopo la deposizione di una corona in memoria dei caduti, è stato il momento delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini della provincia di Pesaro. I nuovi cavalieri della Repubblica sono l'avvocato pesarese Floro Bisello di Pesaro, responsabile dell'Adusbef Marche, il generale dei carabinieri Marco Filoni, ex comandante provinciale dell'Arma, l'ex onorevole Pietro Gasperoni, l'ex sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri, il dottor Davide Talevi di Marotta e due fanesi, ovvero il dirigente della Polizia di Stato Nicola Moschella e l'imprenditore Arido Severi. Commendatore della Repubblica invece è stato nominato il colonnello della Finanza Ipazio Bleve. La giornata di oggi ci ricorda quelle che sono le origini della nostra nazione. Ricordiamo anche il centenario della Grande Guerra, è stato uno sforzo di un popolo che con i sacrifici non solo delle forze armate ma di tutti i cittadini sono riusciti a costruire quella che è l'Italia di oggi. E a Fano invece le celebrazioni sono iniziate alla Darsena Borghese, mentre a Pergola è stata inaugurata una mostra sul Risorgimento italiano.
Una cerimonia particolarmente toccante e densa di significati, quella organizzata per il 4 novembre anche a Fano, con un'alza bandiera nella darsena borghese, con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Carabinieri in veste di organizzatori. Lo squillare della tromba durante l'alza bandiera ha attirato anche molti passanti che hanno assistito alla cerimonia affacciati dalla terrazza della darsena. Poi è seguita la deposizione di una corona al monumento di Viale Buozzi a tutti i caduti da parte delle autorità e del primo cittadino a seguire. Poi la messa in Duomo con il vescovo Armando Trasarti, terminata con la preghiera in suffragio a tutti i militari. A Pergola, invece, celebrazione del centenario della vittoria della Grande Guerra hanno coinciso con l'inaugurazione della mostra al Museo dei Bronzi Dorati sulla prima guerra di indipendenza italiana, con l'intervento di figuranti in divise d'epoca a cura dell'Accademia di Opologia e Militaria di Ancona, con una salva di uffici d'epoca risorgimentale. Per fuochi di parata, boom! Attenti, fuoc! E domani invece, martedì alle 8.30 a Fano, è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale su via 4 novembre, incrocio con il semaforo via Canale Albani e via Papiri. L'intervento è stato richiesto dalla Polizia Municipale di Fano in considerazione della prossima attivazione di un sistema di telecamere per il controllo dell'incrocio. I lavori purtroppo non possono essere realizzati di notte o nelle prime ore del mattino in quanto l'umidità sarebbe troppo elevata. E adesso invece apriamo la pagina degli eventi, perché domenica è stata una domenica caratterizzata dal cattivo tempo ma anche da tanti avvenimenti in giro per la provincia pesarese. Allora andiamo ad Acqualagna, dove c'è stata la 53esima Fiera Nazionale del Tartufo ed è stata caratterizzata quella di ieri dagli chef stellati. Non ce l'avrei mai. Questa 53esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna mostra chiaramente come la cittadina, a ridosso del Furlo, una delle mete naturalistiche più gettonate di tutta la provincia, voglia sempre più legarsi e connotarsi nel panorama gastronomico e turistico nazionale ed internazionale come una delle capitali di questo diamante della terra. La creazione e l'apertura con il taglio del nastro nella prima giornata della manifestazione di questo spazio interattivo multisensoriale proprio nella piazza Mattei, palcoscenico da sempre della manifestazione, crea una unicità che solo ad Acqualagna si trova e bisogna venire ad Acqualagna per compiere questo viaggio nel mondo affascinante del tartufo. Il museo Truffle Experience mostra appunto tutti gli aspetti legati alla trifola, dalla giornata tipo del cavatore alle caratteristiche organolettiche dei vari tipi di tubero. Sì, partiamo subito appunto dal Museo del Tartufo, che è la grande novità della manifestazione di quest'anno e sarà uno spazio permanente aperto al pubblico durante tutto l'anno, dove noi raccontiamo cos'è il tartufo per Acqualagna, qual è l'identità legata al tartufo, le nostre tradizioni, cosa c'è, insomma, tutta la filiera, prima del piatto, o prima di avere il tartufo sopra il piatto, c'è chi la mattina si alza con il cane, con la ruscella e lo va a trovare. Quindi raccontiamo questo, è uno spazio molto divertente anche per i più piccoli e quindi sarà aperto tutto l'anno. Ma le esperienze sensoriali passano anche attraverso uno dei punti di forza da sempre della manifestazione, gli chef blasonati che sul palco cucina del Salotto del Gusto danno vita a vere esperienze gustative creando piatti unici a base di tartufo per gli show cooking e i loro dedicati. Cuochi del territorio, star dei canali tematici o di talent show o chef pluristellati che ogni anno attirano migliaia e migliaia di visitatori come quest'anno è stato per uno dei maestri indiscussi della cucina italiana dagli anni 80 in poi, che vanta al suo attivo in tutta la sua carriera l'aver conseguito ben 5 stelle Michelin e a cui è stata consegnata l'onorificenza della manifestazione, la Ruscella d'Oro, a Igles Corelli. Beh, devo dire che la cosa mi ha fatto estremamente piacere, la porterò nel cuore, la porterò in giro perché il prodotto vale, un grande prodotto, quindi il tartufo per Corelli in futuro sarà Acqualagna. L'albo delle personalità che l'hanno ricevuta fa impallidire qualsiasi chef, caricandolo di una bella responsabilità. Ed uno svetta sicuramente fra tutti, il maestro per eccellenza della cucina italiana, Gualtiero Marchesi.
Quest'anno vino ufficiale anche della manifestazione è il Bianchello del Metauro, enfatizzando ancora di più la coalizione dei 9 produttori che hanno dato vita all'esperienza del Bianchello d'autore, egregiamente rappresentata nel Cornell dell'AIS Montefeltro, che presenta ai visitatori tutte le etichette di ogni singolo produttore. E dal tartufo all'olio, l'olio e al mercato dell'olio d'oliva che ha aperto i battenti a Cartoceto. Del nastro per Cartoceto dopo il festival. L'evento, giunto alla sua 42esima edizione, ha dato il via alla kermesse organizzata dal comune di Cartoceto con l'obiettivo di promuovere all'interno del territorio della DOP l'oro verde delle Marche. Nonostante il tempo incerto, l'evento si è aperto con un'ottima affluenza di pubblico presente in piazza Garibaldi già dal mattino per gli acquisti di olio, olive, formaggi, vini e conserve, mentre gli amanti della buona musica e della cucina hanno affollato il festival e i vari eventi in programma per tutto l'arco della giornata. Non sono mancati inoltre momenti di spettacolo e intrattenimento con l'esibizione del Marching Emily Jazz Band, che ha portato una ventata di swing anni 20 tra le strade dell'antico borgo. Poi i bambini si sono divertiti con i laboratori didattici, le premiazioni dei migliori studenti dell'anno e gli spettacoli dell'abile teatro con il mago per svago in piazza. I sentieri verdi hanno raccolto tanti viandanti innamorati del territorio ed entusiasti della visita ai frantoi. Piazza pienissima, tanta gente per questa 42esima edizione della mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Prosegue domenica prossima, anche quest'anno tanti partner istituzionali e non, un programma ricchissimo in queste due domeniche. Credo che la ciliegina sulla torta di questa domenica sia senza dubbio il concerto al Teatro del Trionfo di Sergio Cammariere, mentre domenica prossima l'appuntamento sarà con Walter Ricci e Fabrizio Bosso, due mostri del jazz che, come dicevo prima, un po' come ciliegina sulla torta animeranno questo festival Cartoceto d'Oro. Infine, molta l'attesa per il concerto al Teatro del Trionfo del maestro Sergio Cammariere, registrando sold out in un concerto intimo ed avvolgente con voce e piano, attraversando tutti i suoi migliori successi della sua carriera tra applausi ed ovazioni. Adesso invece a Marotta, vedete dietro di me, alle mie spalle, coach Davide Mazzanti. I marottesi si sono radunati all'interno del palazzetto dello sport sabato scorso per festeggiare il suo concittadino più famoso, quello che ha vinto la medaglia d'argento con la sua squadra di volley femminile in Giappone. Volevamo che gli italiani potessero riconoscersi nel nostro modo di fare e di esprimerci. Sabato 3 novembre al Palazzetto dello Sport di Marotta si è svolta la festa per Davide Mazzanti, l'allenatore della nazionale di pallavolo femminile, reduce dall'argento nel campionato del mondo in Giappone. L'amministrazione comunale ha deciso di organizzare la serata per celebrare al meglio lo sportivo di casa. Una folla ha gremito il palazzetto e ha assistito a una serata ricca di emozioni, racconti e ricordi, grazie a testimonianze dal vivo e videomessaggi di persone che hanno avuto a che fare con la vita e la carriera del mister. Tra queste il professore delle superiori, gli amici di una vita, la moglie Serena Ortolani, ma anche il rettore dell'Università Politecnica delle Marche e Lucia Morico, judoka marottese bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004. Al termine della serata, alla presenza di autorità del CONI e FIPAV regionale, è stata scoperta la gigantografia che sarà installata proprio al palazzetto. Il sindaco Barbieri, a nome di tutta la città, ha consegnato una speciale targa ricordo e ha ricevuto dal mister la maglia della nazionale con le firme delle ragazze terribili. È una grandissima festa, tante persone, tanti cittadini sono venuti qui per dare il giusto
tributo al nostro concittadino Davide Mazzanti. Per noi è stata una grande emozione, un'emozione unica, emozioni che ci ha dato Davide. Questo è il ringraziamento che abbiamo voluto fare come amministrazione comunale, ma da parte di tutta la comunità. Appena terminata la serata abbiamo incontrato Davide Mazzanti, visibilmente emozionato e felice. Venendo qui pensavo che l'orgoglio più grande è il fatto che molto spesso ci ritroviamo insieme solo in eventi a volte tragici, no? E pensare che il mio lavoro potesse radunare tutti i marottesi in una festa mi dà una sensazione veramente particolare, un'emozione nuova, perché mai avrei pensato che il mio lavoro potesse coinvolgere così tante persone, far innamorare e vivere la stessa emozione tutti insieme. Mi lascia un sapore dolce in bocca su quello che abbiamo fatto. Abbiamo affrontato una tappa fondamentale per la nostra esperienza. La cosa pericolosa è pensare al futuro, dobbiamo restare concentrati sul presente e vivere giorno per giorno come abbiamo fatto dal primo giorno quando abbiamo iniziato. E ora le ultime con Matteo Del Vecchio. Torna dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo con un punto l'Alma Juventus, che non riesce a dare uno scossone alla classifica che la vede sempre a ridosso della zona play-out. La trasferta in casa dell'Albino Leffe lascia parecchio amaro in bocca e granata, avanti al 25esimo del primo tempo con Ferrante e raggiunti a 20 dal termine d'Agnello, dopo essere rimasti in 10 per l'espulsione del portiere Sar al 16esimo della ripresa. Il pareggio è forse il risultato più giusto per quanto fatto vedere dalle due squadre, con l'Alma abile a trovare la via della rete con l'attaccante italo-argentino e poi ad amministrare, fino appunto al quarto d'ora del secondo tempo, quando Sar è costretto a fermare fallosamente Colombi, vedendosi sventolare il cartellino rosso in faccia dall'arbitro Lorenzin di Castelfranco Veneto. A difendere i pali dei Granata viene chiamato quindi Voltolini, che prende il posto di Fioretti, e capitola nemmeno 10 minuti dopo, in seguito al perfetto colpo di testa di Agnello su angolo di Gelli. Il forcing finale dei padroni di casa è ben contenuto dai ragazzi di Epifani, che mercoledì saranno di nuovo in campo per il recupero contro la Ternana, un altro scontro diretto da vincere per evitare di essere risucchiati dalle sabbie mobili dei play-out. Chi invece sale a ridosso della zona play-off è la Vispesaro, che grazie al 2-0 esterno sulla Virtus Verona raggiunge quota 15. La doppietta di Lazzari consente ai biancorossi di avvicinarsi ad una sola lunghezza dal Vicenza, ieri sconfitto per 2-1 a Imola. Chi non riesce a trovare ancora la via della vittoria è invece il Flaminia, che nel campionato di Serie A di calcio a 5 femminile perde a Bisceglie per la sesta volta di fila, restando inchiodata ancora a quota 0. Il salto di categoria si fa sentire più del previsto per le ragazze di Alessandro Imbriani, che però, nonostante l'ultimo posto in classifica, stanno vendendo cara la pelle, come dimostra la sfida di ieri in Puglia, che ha visto Sofia Lucchesi trovare la prima rete personale in Serie A. Domenica alle 17, al Circolo Tennis Trave, altra sfida ai limiti del proibitivo contro la Futsal Florencia, squadra terza in classifica ma che fuori casa ha già subito 2 sconfitte in 3 incontri, dato questo dal quale partire per provare a dare una svolta alla stagione. In Serie B maschile l'Eta Beta non riesce a dare continuità alla bella vittoria di 7 giorni fa ad Ascoli ed incassa un roboante 5-0 casalingo per mano della Vis Gubbio. La formazione di mister Mariotti e del presidente Serafini sbaglia sullo 0-0 3 occasioni nitide davanti alla porta e poi presta il fianco alle scorribande umbre con gli ospiti che alla fine dilagano e lasciano la squadra fanese all'ultimo posto in compagnia di Cusancona, Ascoli, Corinaldo e Gaj Perugia. È sicuramente migliore la classifica della Giban Virtus, parliamo ovviamente di volley, anche se ieri al Palace Allende è arrivata la prima sconfitta stagionale ad opera dell'M2G Group Bari, squadra di vertice che anche a Fano ha fatto vedere tutto il suo valore, dimostrandosi più lucida ed incisiva nei momenti chiave del match. Sotto per 1-0 dopo il primo set, la formazione virtussina si esalta nel secondo, andando a vincere per 30-28 dopo quasi 40 minuti di gioco. Poi, sulle ali dell'entusiasmo, fa suo anche il terzo parziale, portandosi sul 2-1. Gli ospiti tornano vivi nel quarto set, ripartendo con il consueto piglio. La Virtus non si deconcentra e ritrova la parità, riuscendo poi a mettere la testa avanti sul 14-13, ma il controsorpasso è immediato e Bari trova il più 3 nel momento decisivo del parziale, riuscendo poi a chiudere per 21-25. Quinto set da cardiopalma ancora più del secondo, con Bari che scatta sul 6-0 e Virtus che grazie agli innesti di Mandoloni e Mancinelli risorge arrivando al 10 pari.
Nel finale gli ospiti però sono infallibili e chiudono la contesa con un 15-12 che lascia comunque la Virtus in zona playoff a soli 2 punti dalla capolista Pineto. Chi invece esce momentaneamente dai piani alti è il Fano Rugby, che ieri a Chieti contro la Polisportiva Abruzzo incappa nella seconda sconfitta consecutiva. La sfida tra Teatini e Fanesi, valida per la 4ª giornata del campionato di C1, si decide in 3 minuti, quelli che vanno dal 27° al 30° del primo tempo, quando cioè il Fano vanifica quanto di buono fatto fino a quel momento, commettendo 2 grossolani errori che consentono ai locali di segnare 2 mete che risulteranno poi decisive. Fate eccezione per queste 2 sbavature, però il Fano Rugby anche in terra abruzzese ha dato dimostrazione di esserci, come dimostra la grande reazione avuta dopo lo svantaggio che ha portato alla meta di Stefano Rossolini nel finale di primo tempo e al monologo della ripresa con i ragazzi di Walter Colaia come Franco Tonelli, che non riescono però ad andare oltre ad un'altra meta di Raffaele Mattioli, che fissa il punteggio sul 17-12 per i padroni di casa. Domenica prossima al Falcone Borsellino arriverà il San Benedetto, secondo in classifica a +1 dal Fano, ma teoricamente primo senza i 4 punti di penalizzazione. Una vittoria riporterebbe dunque subito il Fano nelle zone alte, dove, visto il gioco espresso, meriterebbe sicuramente di stare. Chi non conosce il significato della parola sconfitta è invece l'Ispot Fano, che nel weekend a Civitanova Marche è sceso in campo per il campionato italiano a squadra di bocce organizzato da FIB e FISDIR. La delegazione fanese, guidata dalla presidente Romina Lesiani, anche quest'anno ha vinto la medaglia d'argento dietro i padroni di casa dell'Antropos di Civitanova e davanti alla Sosport di Urbino. 7 le squadre provenienti da tutta Italia che hanno preso parte all'evento, che ancora una volta ha consacrato Manuel De Marc, Manuel Anniballi, Riccardo Conti e Riccardo Cavaliere nell'elite delle bocce FISDIR, per la gioia degli allenatori e dirigenti della bocciofila La Combattente di Fano, dove il team si allena prendendo parte anche a manifestazioni agonistiche. E adesso la pagina dedicata alla meteo con le previsioni del tempo e poi in diretta dagli studi di Fano TV, qui da questo studio, ci sarà Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Se volete intervenire in diretta, il numero, lo vedete, è 86 14 33, il prefisso chiaramente 0721, oppure mandateci sms o messaggi WhatsApp brevi al 338 4968 250. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 in diretta con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti.